spazi sotto il cielo d'Italia. Non c'è più neanche il tempo di dormire. Hanno preso i nostri sogni, ci negano il futuro. Ce lo chiede l'Europa, questo è il loro dire. Corrotti e disonesti decidono per noi, ma cinque luci nel cielo brillano, lo sai. Fan finta di non sapere, fingono di non vedere, anzi sorridono sornioni in Parlamento. Ma dalle Alpi alla Sicilia, in ogni piazza e famiglia, di tollerare non si ha più voglia. Oh, non ci resta che invitarvi a votare il movimento. Non sbagliamo, siate certi, ci vediamo in Parlamento. Acqua pubblica, trasporti, connettività, sviluppo, ambiente. Questo è tutto quello che daremo alla gente. Fuori condannati, fuori gli indagati, fuori tutti i soldi che sono stati rubati. Non ci resta che invitarvi a votare il movimento. Non sbagliamo, siate certi, ci vediamo in Parlamento. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Oggi 9 settembre 2016 ritorna la stagione di A Risentir le Stelle, seconda stagione dopo i grandi successi della prima stagione, qui a Radio Raffaella 1. Ci vogliono ancora qua. Ci vogliono ancora qua. Chi vi parla? Niccolò, insieme a Gianfranco, Francesco e Raffaella in regia. Mitico, in Gino. Benissimo, riprendiamo dopo la pausa estiva. Abbiamo avuto anche noi 40 giorni di ferie come sì. I parlamentari, qualcosa in più forse, ma non siamo stati pagati abbastanza come loro. Però non ci scoraggiamo per questo, perché comunque abbiamo cercato di conservare per tutti i nostri radioascoltatori tutte le notizie che sono uscite fuori, sia da quella che è la cronaca locale che quella nazionale, per poterne parlare insieme. Dai, siamo gli ascoltatori si perdono le nostre reazioni, che giustamente non ce la facciamo a stare dietro, nemmeno giorno per giorno, nemmeno settimana per settimana. Figuriamoci dopo 40 giorni, la mano di Gianfranco è partita. Purtroppo ragazzi, la realtà è un pochettino particolare. Queste persone che... Non ti soddisfa questa informazione italiana? Ecco, bravo, è una questione che c'è una forma di... assalto alle TV. Prima avevano solo Rai 1 e Rai 2, adesso non cambiando fossero solo le TV, i giornali sono cose fantastiche. Però stasera ve ne daremo prova. Io però prima di iniziare vorrei ricordare a tutti i radioascoltatori che questa trasmissione si costituisce anche del loro contributo, quindi chiunque volesse può scriverci, può contattarci con SMS WhatsApp al 393 0476 075, il numero di Radio Raffaella 1. Può scriverci su Facebook, sulla pagina di A Risentir le Stelle e su quella del Movimento 5 Stelle Montoro. Noi accogliamo tutte le istanze, cerchiamo di capire quali sono tutte le vostre perplessità e tutto ciò che si può affrontare insieme a noi in radio queste sere, e ne parleremo, anzi soprattutto se qualcuno di voi vuole venire in radio siete invitati, ci fa piacere, e quanto più c'è confronto e pluralismo tanto più siamo sicuri di star facendo la cosa giusta, è vero? Sì, siamo aperti a tutto, anzi magari avere gente che interagisce con la politica, perché io di solito incontro solo persone che si lamentano della condizione generale, però dico la politica qua, la politica là, invece insomma bisogna reagire e vedere un pochettino cosa combinano questi nostri parlamentari e tutto insomma
gli uomini che stanno al potere, che continuano a martellarci a destra e a manca con incalzare delle tasse, bollette, ci fanno le sorprese ogni volta. Insomma, è stato così bravo, no, Renzi, che ha detto 50 milioni per questi terremotati, come se fossero parecchi soldi. Però se facessimo un passo indietro a guardare che cosa hanno combinato pochi mesi prima, giusto quelli che si sono presi per queste ferie praticamente, sì, il costo di queste ferie, cioè, potevano pure far finta una volta, no, nella vita, ricordandoci sempre i 350 milioni all'anno per assicurazioni ai parlamentari che coprono punture di zanzare, colpi di sole, unghie incarnite e aspetta, c'era qualcos'altro, non mi viene. Malattie tropicali, ecco, quindi, se bevi e ti schianti contro un palo, sei coperto. È vero. Cadute meglio di una casco sotto proprio. Effetto dell'alcol. Sì, queste sono cose fantastiche. 350 milioni, non fa mettiamoci niente. Pure quello sotto l'eroina, visto che nelle fogne del Parlamento hanno trovato tutto. Quindi, sono peccati di gola, di naso. Scusa, 350 milioni, però non voglio sbagliare. 350 milioni, perché poi sì, spicciolina. Sì, sì, cada uno. Cada uno. E intanto alla Banca d'Etruria sono riusciti a dare miliardi, non milioni, miliardi di euro, 120 miliardi. Già, ma attento, sta mai bene niente, però. Scusate, se. Già, però, ma tu sei una banca. Il problema è che io porto allora, i soldi in banca. Allora non conti niente, basta, stare zitto. Ah, ecco, i risparmiatori avranno sempre delle sorprese col bail-in, quindi. Francesco, cosa cominciamo stasera? Ma non lo so, guarda. A proposito di giornale, poi ricordami, devo fare una piccola battuta. Riguardo l'intervento della nostra amministrazione su un giornale locale, riguardo al convegno, no, vabbè, poi ce la risparmiamo, perché poi il senso dell'informazione poi va bene interpretato. Comunque, ritornando un po' al tema generale dell'informazione, noi siamo qui anche perché quest'anno abbiamo perso come paese nella classifica delle libertà di informazione altre 6-7 posizioni, credo. Un bel record. Sì, quindi diciamo c'è una progressione convinta, decisa, fatta con la trivella a scavare verso il basso, e mi sembra che di fatti tutto vada bene. Cioè, da quando Santoro è diventato azionista del Fatto Quotidiano, ci sta Caltagirone che copre Roma, poi sta il Messaggero, la Stampa e l'Huffington Post da un lato, ci sta il gruppo Espresso Repubblico De Benedetti da un lato, poi ci sta Berlusconi con Panorama, Libero, Espresso, Il Foglio, cioè, penso che siamo abbastanza coperti, no? Siamo sempre lì pronti ad acculturarci, perché. E noi quando ci pagano invece? Noi non facciamo questo, non prendiamo finanziamento. Mi stai dicendo che è autofinanziata questa nostra attività, non ci danno niente, cioè. Tutto al buon cuore di Raffaele. Tutto al buon cuore, di Raffaele. Pagheremo in natura. Scherzo. Nel senso, due patan, due cipolla, sì, prodotti del posto. Questo spazio lo pagano i cittadini, per i cittadini. Quindi, chiunque anche volesse fare una piccola donazione per la nostra trasmissione, ben accetto. Io certo. Inaugurerei questa puntata con una clip emblematica di che cos'è l'informazione in Italia, attraverso il personaggio, secondo me, meglio la rappresentata, attraversando tutte le epoche, virgolettate, che in realtà non ci sono mai state epoche, non ci sono mai stati questi eoni, siamo sempre vissuti, forse dal dopoguerra in poi, non lo so, forse in esagerazione, ma secondo me sì, leggendo un po' i libri di storia con più attenzione, sotto una cappa incredibile in cui non era possibile mai respirare e mettere il piede fuori dal seminato, insomma. E Bruno Vespa è questo individuo. E vai con Bruno. Diamoci un po' sta clip. Prego. Ma io ero in Friuli 40 anni fa e il Friuli non era indicata tra le zone sismiche. Poi è successo che è successo, insomma. È successo. Però quello che è successo. Era povero e col terremoto è diventato ricco. Per me quello è un esempio meraviglioso. Là sono stati dei sindaci meravigliosi. Guarda, è una popolazione straordinaria. Io incontrai un industriale davanti alle macerie della sua fabbrica, felice. Dico, ma scusi, l'hai crollata la fabbrica, ma adesso la rifaccio più bella. Ecco, l'ottimismo, questo così. Ci serve, l'ottimismo, la voglia era di fare. Anche periodo di il problema grazie. Di quelle cartine che chiaramente cambiano di anno in anno a secondo delle conoscenze. Con le maggiori conoscenze vengono evidenziate meglio
le problematiche di aree che magari erano... Ingegnere, tra l'altro questo sarebbe una bella botta di ripresa per l'economia, perché pensi l'edilizia che cosa non potrebbe fare, insomma, c'è una cosa virtuosa. Adesso l'Aquila è il più grande cantiere d'Europa, di fatto. Appunto. E anche l'Emilia è un grandissimo cantiere in crescita, farà lavora PIL. Un sacco di gente, certo. Quindi, prego. Dottore Vespa, la verità. Ci sa un ingegnere, immagina. Poverino, ha fatto una brutta fine per cantare sta canzone, John Lennon. Ci sa un ingegnere di Montoro che, sospirando davanti al bar, dice: ma non potesse venire a pochi terremoti? Così, capito, ricordando i tempi che furono. Bei tempi, mamma bei mia, bei tempi. Che economica girava, voglio. E che ricchezza. Che ottimismo. A proposito di questo, dobbiamo sempre fare quella puntata insieme a quei ragazzi di Montoro, che hanno fatto una bellissima invito è sempre aperto, ma come a loro, a tutti coloro che vogliono portare avanti un tema che hanno a cuore e che è di rilevanza pubblica al di là dello schieramento politico. Qua si parla di idee, possiamo fare qualche denuncia, possiamo portare all'attenzione pubblica un tema scottante, questo facciamo. Certo. E allora, a proposito di informazione, Bruno io vorrei... non è d'accordo con noi, però. No, Bruno no, il Bruno Nazionale no. Bruno Nazionale. A proposito di informazioni, io vorrei aprire una rubrica da quest'anno, Francesco. Vorrei fare un po' di rassegna stampa. E come la mattina si fa la rassegna stampa dei titoli del giornale per cercare di incuriosire lo spettatore su quelli che possono essere i giornali da comprare, io vorrei fare la rassegna stampa sui giornali da non comprare. Quelli assolutamente da evitare. Uno di questi è il Mattino di Avellino. Mattino di Avellino io ce l'ho qui sotto mano perché lo compra mio nonno da 20 anni. È convinto che questo mattino sia un buon giornale. Abitudine. E continua a comprarlo. Vabbè, il Mattino di Avellino in prima pagina l'8 di settembre riporta il titolo: Grillo, vigileremo sulla Raggi. Adesso vorrei capire quando è che Grillo ha dichiarato vigileremo sulla Raggi. Cioè, qualcosa di straordinario. Per citare sempre qualche giornale. Vabbè, non l'ha detto, però l'avrai pensato. Sì, che giornalismo, mamma mia. Apriamo, seconda pagina, tutta una bella figura della Virginia Raggi. E c'è scritto: assessore indagato, Raggi resiste, Grillo si arrende e tregua armata. Cioè, ma di che stiamo parlando? Ma che è successo? Che è scoppiata la guerra. Lanciato continua. Una bomba a mano, una molotov, qualcosa. Continua: Beppe al comizio della pace tra vaffa e gaff sui gay. Eppure l'ho ascoltato, io stavo lì. Gaff sui gay, vabbè. Continua sempre. Ci hanno mancato... pluriomicida condannato. Sì, quello ci ha pensato un altro giornalista. Sì, okay. Anzi, no, era Giacchetti. Ridicolo. Sì. È stato. Scusatemi, ma non ce la facevo. Stava in trasmissione, è stato ripreso dal figlio di Dario Fo, che ha detto: ma ti rendi conto cosa stai dicendo? Ma a che siamo scesi? A che livello? Cioè, parlare, fare una premessa di parlando di Grillo e dire: ma lui non può guidare la macchina. Perché non può guidare, e lo sappiamo che non può guidare la macchina, che significa? Gli hanno ritirato la patente. E questo è un problema. Giacchetti è sceso a questi livelli. Cioè, Giacchetti non nemmeno la porta la macchina, che la portano per lui. Quindi. Chiaramente, terza pagina, sempre tutta una serie di cose, notizie sui grillini, chiamati sempre o grillini o pentastellati. O grullini, ma si porta grullini. Ah, si porta anche quello, sì. E tra l'altro, tra le statistiche, ovviamente, esce fuori una discesa della selezione del numero di votanti al Movimento 5 Stelle dalle politiche europee. Non si capisce sto dato, lo buttano così: politiche 2013, europee 2014, in calo. Vabbè. Europea 2014, ma siamo più o meno settembre 2016, mo no. Cioè, non ho capito perché non c'è niente sulle amministrative romane. Se però io mettevo regionali 2010, come mi ricordo, il Movimento 5 Stelle in Campania prese lo 0,2%. Mettiamo quelle. Vediamo che differenza c'è da allora adesso, dai. Quarta pagina, sempre bellissima: gli strali di Grillo contro Di Maio, scuse in lacrime. Ma voi avete visto Di Maio in lacrime a chiedere scusa? No, perché è qualcosa di eccezionale questo. Si chiude con questo poi. Che giornale è, scusa? Il Mattino di Avellino. Di Avellino. E se il buongiorno si vede dal mattino, frato mio. Continua sulla quinta pagina il personaggio. Il personaggio è Luigi Di Maio e il titolo dice: il disoccupato che studia da premier, scalata in inciampi di Luigi il Doroteo.
Cioè, poi sono andato a cercarlo, Doroteo, perché tra l'altro Doroteo è una parola che mi rimandava un po' agli studi del liceo. La cultura ellenistica, sì, insomma. Però ho scoperto che invece Doroteo era, i Dorotei erano una corrente della Democrazia Cristiana. Ah, quindi ecco, è a quello che penso che si riferisce. Sì, sì, sì. Sono un po' ignorante pure io, comunque. Inchino davanti alla cultura di questi giornalisti. Allora, famosi. Sono più enigmistici, cioè, sì, cioè, i parolai della cultura enigmistica. Sì, sì. E la Treccani spiega che praticamente questa corrente Dorotei, che è sorta all'interno della Democrazia Cristiana da una riunione fatta in un convento delle suore Dorotee, e da qui il nome, e praticamente sono famosi perché dicevano di voler cambiare le cose e poi non cambiavano nulla. È proprio quello che fanno i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Tale e quale proprio. Vogliono cambiare le cose e poi non cambiano nulla. Mamma mia. Si chiude il titolo dicendo: famiglia Pomigliano e liceale nella sua città, non si è mai laureato. Madonna, grave. Questa sono le notizie del mattino, 5 pagine di stronzate. E quindi vorrei dire, ragazzi, non vi comprate il mattino di Avellino, mi assumo la responsabilità, non lo comprate mai. Però da questo mi è sorto un suggerimento. Tu sei antidemocratico. Un suggerimento. Tu sei per un dittatore, tutti i giornali scomodi non ti piacciono, bisogna rispettare i giornali. Rispettiamoli, però vorrei dare un suggerimento a chi ha scritto questo articolo. E dato che Di Maio sette pagine, mica un articolo. Sette pagine, ragazzi, primo titolo, quindi una cosa seria. Sulla Repubblica, guarda, che l'altro giorno, giorno 7, Villarosa, il nostro caro portavoce che sta, ha fatto vedere che la questo Repubblica è aveva. Questa mattina. Io parlo della Repubblica, sette pagine dedicate Avellino si occupa di razzi. Io mo non voglio sparare sulla Croce Rossa, ma Avellino Città Servizi. Cioè, ci hanno più indagate che dirigenti. E non parlano dei pali che stanno in mezzo alla città, disseminati dappertutto. Ma Avellino Città Servizi vanno con la celera a prelevare la mano. Piacere, bene. Però io volevo dare un suggerimento, ecco, a questi pellegrini. E vorrei dire: voi avete fatto una pagina intera su Di Maio che non è laureato. Vi voglio chiedere se avete mai scritto che Massimo D'Alema, presidente del Consiglio, non si è mai laureato. Ecco. Matteo Salvini non si è mai laureato. Vabbè, quello, diciamo, ma là si laurerà presto. Diploma nel. La laurea in tipo Albania, così. Sì, tra poco ci arriviamo pure. Diploma nel 92, facoltà di storia all'Università di Milano, la frequenta per 16 anni, 12 fuori corso. Walter Bertroni non si è mai laureato, ma ha un diploma in cinematografia. Ah, ecco, questa è una grande cosa. Francesco Rutelli, è stato mai molto, laureato. Molto utile, dato il suo ruolo di attore, cioè, sì. Anche di regista. Sì. Francesco Rutelli mai laureato, un ministro, Livia Turco, non si è mai laureata. Sì, sì. Antonio Razzi, il nostro idolo. No, Antonio Razzi non gli serve, ma che cazzo gli serve la laurea? Sì, quello basta prendere la pensione. Michela Biancofiore, l'attuale ministro Lorenzin, non è laureata. Poi abbiamo invece quelli che sono laureati tardi. Ecco. È interessante questa cosa, perché l'ex ministro Prescrit Giacomo si è laureato a 40 anni. Gianni Alemanno a 46, giusto. Frequentava, diciamo così, in piena maturità. Soffiato le candeline. Claudio Scaiola si è laureato a 53, però era iscritto dal 67. Scaiola. Infine, vabbè, vogliamo ricordare Crosetto di Fratelli d'Italia, che aveva dichiarato di essere laureato e invece non era laureato. Giannini ce l'ho scritto qui. Giannini che dichiarava che aveva avuto una laurea, un master, non si è capito. Alla fine però, onestamente, si è dimesso dalla sua esperienza, dalla candidatura sì. E infine, vabbè, Renzo Bossi, questa finta laurea in Romania e in Albania, quindi veramente, veramente prezioso questo contributo. Quindi il mattino abbiamo fatto la nostra rassegna dei giornali da non comprare. Vogliamo andare avanti, Francesco? Ma io chiuderei, incapsulare questa considerazione con una citazione che, se non vado errato, che fu di Benedetto Croce, se non sbaglio. Ci servono chissà quali grandi eroi, servono persone oneste al posto giusto. L'onestà purtroppo non si studia, te la insegna la vita e la si dimostra giorno per giorno. E qui del Movimento 5 Stelle penso che la stanno dimostrando l'onestà, ma al di là dell'autoironia che facciamo di Di Maio, che ha detto tardi di aver letto che nel fascicolo c'era scritto il nome, ma cerchiamo pure di capire le cose come stanno, insomma non è stato spiccato alcun avviso di garanzia neppure, quindi stiamo parlando dell'ante camera, mentre stanno riformando la Costituzione con dei condannati, con dei massoni, gente che veramente non gli affideresti neppure lo zerbino di casa tua. Gli diamo la nostra carta più importante.
sui giornali ci sta e stavano continuando. Scusate il tono di voce, ma ti prende un po' di depressione a vedere queste cose. No, il problema è che magari parlando di cosa succede a, lì a Roma, vogliono provare a sviare gli interessi per quello che succede a Milano, perché insomma questo Sala non è che è uno stinco di sangue, cioè abbiamo capito che tra le proprietà omesse, ville e situazioni economiche ci sono delle indagini. Conti Svizzera. Ma proprio lui, il sindaco, ha detto, non è che c'ha un assessore, un consigliere, cioè proprio lui ha avuto questa capacità di. Ma il discorso potrebbe essere anche interpretato come voi giocate alla meno peggio, no? A chi fa meno schifo. No, non giochiamo a chi fa meno schifo, perché nel momento 5 Stelle, se ricevi un avviso di garanzia e non lo pubblichi, vieni sospeso come è stato sospeso Pizzarotti. Se ricevi un avviso di garanzia, lo rendi noto. E come nel caso di Nogarin a Livorno, si leggono tutte le carte, il Movimento 5 Stelle analizza le carte, fa una valutazione politica, la stessa che chiedeva che chiedevano Falcone e Borsellino ai partiti politici, non soltanto dichiararsi onesti, ma anche cercare di apparire onesti facendo pulizia al proprio interno. E Nogarin, sindaco di Livorno, è stato appurato che non c'entrava niente in questa indagine, è stato iscritto per prassi, stavano indagando sulle amministrazioni precedenti. E il sindaco è il primo che viene praticamente. Nel caso di Roma non c'è alcun avviso di garanzia, questo bisogna dirlo chiaro e tondo, non c'è alcun avviso di garanzia. Si tratta di esposti fatti dal PD uscente. Lo sintetizzo perché la vicenda è anche abbastanza intricata, sì. E naturalmente, essendo la vicenda complessa e in parte intrecciata con Mafia Capitale, il PM si riserva di iscrivere nel registro degli indagati per acquisire gli atti, ma attualmente non c'è alcuna, nemmeno forse un'ipotesi di reato per accusare l'assessore, che io personalmente non ho nessun interesse a difendere, ma soltanto a riportare i fatti così come stanno. Stanno ingigantendo veramente in modo indecente, una nullità. Mentre abbiamo dei ministri che raccomandano parenti, amici, sorelle, conflitti di interesse a morire con le banche e tutto il resto, e stanno ancora là. E dove stanno questi giornali? Personalmente sono molto molto deluso anche dal Fatto Quotidiano. E non lo dico da chi fa, come dicevo prima, il ragionamento facile. Parli bene di me o male degli altri, quindi mi piaci. Parli male di me, quindi non mi piaci. Il problema è riportare le cose così come stanno e dare il giusto peso rispetto al panorama, al taglio che tu affronti nel tuo giornale. Cioè, oggi in Italia che cosa sta succedendo? Abbiamo un PIL che è fermo, disoccupazione in aumento, un terremoto per cui non sono stati stanziati soldi, un referendum importantissimo che cambierà tantissimi articoli della Costituzione per una settimana. Tu di che cosa hai parlato? Anche il Fatto Quotidiano, purtroppo, mi dispiace, per questo all'inizio, all'incipito, ho detto Michele Santoro è un politico prestato al giornalismo ed è uno degli azionisti principali del Fatto Quotidiano. Stanno facendo sentire il loro peso tutte queste persone, e l'unica testata a tiratura nazionale che non aveva accesso ai finanziamenti pubblici, che bene o male si era posta sempre con taglio critico nei confronti del potere, ok? Adesso stanno scrivendo un articolo ogni ora su Virginia Raggi, non sapendo più che cosa andare a pescare. È una cosa veramente allucinante. Io credo che facendo così continuerà ad avvicinarsi a Santoro, di nuovo alla RAI. Ma avessero rubato, avessero dichiarato il falso, avessero magari preso una mazzetta, un voto di scambio. Magari è un favore che deve fare Santoro per la recente contratto nomina, in RAI, sì, facendo contratti in RAI. Poi potrebbe essere un'ipotesi. Siamo sempre malpensanti, non capito? Noi siamo fiati. Questa è l'ora del malpensiero. È l'ora del malpensiero. Ma se avessero usato un decimo di questa minuzia quando c'era Mafia Capitale, forse non avremmo accumulato miliardi e miliardi di debiti. Sì, assolutamente sì. È una cosa veramente, ricordiamoli, 13 miliardi di debiti, una cosa sulla città allucinante di Roma, proprio, guarda. Che pesano 550 milioni l'anno tra debito stesso e tasse su questo debito, quindi qualcosa che forse si estinguerà nel 2040. Mai. E vabbè, queste sono le diciamo notizie di partenza. Raffaele, come suo solito, come routine ci segnala che c'è la pubblicità, l'anima del commercio. Ci fa comodo, perché così nel frattempo prendiamo la mazzetta, perché è appena arrivato l'uomo di Grillo fuori che dalla bello. Porta ciao ciao e vi diamo appuntamento alla seconda parte tra poco.
attività, sviluppo, ambiente, questo è tutto quello che daremo alla gente. Fuori condannati, fuori gli indagati, fuori tutti i soldi che sono stati rubati. Non ci resta che invitarvi a votare il movimento. Non sbagliamo, siate certi, ci vediamo in Parlamento. La senti l'aria? La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Ben ritrovati a Radio Raffaella 1, sintonizzati sui 104.7 e 87.5 a Montoro con un gruppo di ragazzi con un programma autogestito di nome A risentire le stelle. Siamo in compagnia con Nicolò, Francesco e Gianfranco e il nostro caro amato Raffaele a parlare, sentirci e commentare vari eventi, varie situazioni che ci sono così passate di lato, di sopra, di sotto. Sono le notizie più da sotto, scamazzati da sotto. Noi siamo sempre avvolti da varie notizie di vario tipo, però quello che diciamo ci attira un po' tutti quanti di questi ragazzi che stanno parlando qui in radio è il fatto che ci piace informarci sulla politica e su quello che succede a livello sia nazionale che locale, e ci siamo accorti che di tutto quello che delle loro assenze politiche, perché si sono presi 41 giorni di riposo, ci sta anche chi che lavora un po' in più. E ci sono dei ragazzi, parlo in modo particolare di questo Alessandro Di Battista, che è il portavoce del Movimento 5 Stelle che si trova alla Camera, si è messo in moto una moto elettrica, che ha detto che alla fine della stagione, cioè dopo 4.100 km, l'avrebbe messa all'asta e i soldi l'avrebbe dedicati ai terremotati del... Che ci ha fatto su questa moto? Cioè... Ha girato tutta l'Italia, andando da nord a sud, dalle Alpi, è riuscito a... Costo costo. Una trasferta che è durata un mese, dal 7 di agosto al 7 di settembre, e si è permesso di, stranamente, io dico perché questo ragazzo che avrà forse un fascino di 3-4 mila persone ogni sera, dovunque si è fermato, noi magari l'abbiamo seguito, la scorta. C'erano una marea di motociclisti nominati, perché sono persone che lo accompagnavano, gente comune, non c'era un poliziotto, non c'era un vigile, non c'era carabinieri, niente, niente auto blu, niente scorta, no, purtroppo niente, non... niente carabinieri sotto al palco, niente. No, è la cosa bella che stava a un metro da noi e con sopra una struttura di, cioè, proprio giusto, poco semplice. Semplice, semplicissimo. Eppure chi pensa che magari abbiamo voluto dire delle cose, ha voluto soltanto parlare della Costituzione, di quello che normalmente andremo a decidere nel mese di ottobre, si parla del 18, non ricordo se poi vogliono spostare a fine ottobre, primi di novembre, comunque hanno deciso di fare un referendum e poi ammucchiare degli argomenti vari. Hanno deciso di mettere un problema della Costituzione con 47 articoli, che non sono pochi, insieme a quello di ristrutturare il Senato, facendolo, hanno accorpato tutti questi argomenti e noi possiamo andando nel seggio elettorale a votare sì o no. L'hanno proprio in modo estrinseco ridotto a un sì o un no, e questo Di Battista non ha fatto altro che focalizzare il fatto che questa Costituzione la vogliono cambiare persone illegittime, persone che non sono state votate da nessuno, e quindi ha cominciato ogni sera, ogni volta che andava in una piazza, a chiarire le idee a tanti indecisi, a tante persone che non sanno di questo, che ci fate caso che in Rai non ne parlano, non ne parlano sui giornali, cioè questa Costituzione la vogliono modificare a loro piacimento, perché quello comunque per poter fare questo si è dovuto avvicinare. Ti piace Verdini?
Dire il vero, io penso che sia la parte marcia di Berlusconi, cioè, mi permetto questa dichiarazione perché di Berlusconi serve una parte buona. Sì, ma la parte marcia di Berlusconi, è proprio il peggio del peggio. Ma sì, perché è comunque condannato, cioè, dire, non è che è una persona qualunque, è una persona che stava con le mani in pasta nelle banche toscane. Condannato, no? Ma fino al terzo grado di giudizio? Deve stare aspettando. Presunzione di innocenza. Presunzione di innocenza. Bravo, vedi come mi si capisce al volo. E la sentenza potrà andare in prescrizione e quindi rischiando di non farsi neanche un giorno di carcere. Diceva da Vigo, ma giusto per fare una battuta, no? C'è un vicino di casa, c'è uno che abita, che è un garantista, che abita vicino a uno stupratore, che però è stato condannato solo in primo grado. Che cosa fa? Gli affida la figlia oppure no? E noi a sta gente che ci hanno rubato e assassinato, no? che li hanno beccati con le mani nella marmellata, corrotti, a fare ogni tipo di reato che attiene al rapporto tra economia e politica e malaffare, gli permettiamo di modificare la cosa più preziosa che abbiamo a livello istituzionale, che è la carta costituzionale fatta dai nostri legislatori nel 47. Solo il partito fascista non l'ha votata, cioè gli ex erano solo una ventina. L'hanno votata tutti, dai comunisti ai democristiani, dire. Quindi vuol dire è una carta che comunque sintetizzava tutti i buoni sentimenti di un'Italia che usciva martoriata dalla guerra e che voleva ritornare alla democrazia e a tutti i costi voleva scongiurare il ritorno a un sistema dittatoriale. Esatto. E lo ha fatto, ha fatto questo scongiuro studiando anzitutto una forma molto semplice degli articoli, comprensibile a tutti, e un equilibrio tra i poteri, che non è una cosa scontata. È proprio questo equilibrio tra i poteri, che è scomodo, ha una certa finanza e ha certi poteri, che trovano la loro manifestazione in questi tipi di partiti politici che in questo momento stanno portando avanti, a mio avviso, un golpe di stampo legale. Certo. Perché un Parlamento illegittimo non è abilitato. Non è abilitato moralmente. Sì, il peggio è che stanno anche a fare una riforma di questa portata. Beh. Che supera di gran lunga tutte quelle fatte alla tutte Costituzione. Tutte quelle messe insieme in tutti dal 48 dal ad 48 oggi. Ad oggi non hanno modificato tanto la Costituzione quanto l'ultima modifica Boschi-Verdini. Quindi è un primato per questi luminari del costituzionalismo. E devo dire la verità. È un onore per noi aver avuto questa legislatura con questi personaggi così importanti, che sono riusciti a capire lì dove avevano sbagliato, lì dove c'era da modificare ben 40 articoli che non andavano bene, non vanno bene, sono superati e sono da cambiare. Io però volevo dire qualcosa sulla riforma costituzionale, approfittando di quella che era stata una impressione raccolta su Facebook, sulla pagina di un professore dell'Università di Napoli che io seguo, un professore di tecnica delle costruzioni. No, non c'entra niente con il diritto. Però lui scrive molto bene delle osservazioni che ci rimandano a diversi fatti di cronaca che avvengono anche politici. E lui scrive: Renzi afferma, e non è la prima volta, che la riforma poteva essere scritta meglio. Sorge spontanea la domanda: perché non la scrivi meglio e poi dopo la sottoponi al giudizio? Meglio questo che niente. Esatto. E allora dice il professore: è come se andassi in un ristorante, chiedessi ad esempio un vermicelle a vongole e il cameriere nel servirmelo mi dicesse: attenzione però, lo chef afferma che il piatto non è venuto un granché, poteva essere preparato meglio. Noi che cosa risponderemmo? Beh, io risponderei allora di allo chef che se lo mangiasse lui e che si impegnasse di più nel cucinarlo da ma capo. Soprattutto se il cameriere lo porta col dito dentro. Chi risponderebbe? Col dito nel brodo. Ma chi risponderebbe? Vabbè, il piatto è fatto male, me lo mangio lo stesso con questo spaghettino con la sabbia dentro. È la stessa, è lo stesso principio di questa riforma, perché tutti... Ma c'è da osservare una cosa, sì. Che questi non sono stupidi, anzi, per me sono degli assassini della Costituzione. Sì. Ma se questa è la migliore scusa che hanno trovato, assieme alla
cacchiata, ecco, del risparmio, che è una cavolata, cioè non si risparmia pochissimo. Questa è la miglior scusa che hanno trovato. C'è da riflettere, perché loro, da furbacchioni come sono, non hanno saputo una scusa meglio che questa. Cioè, quindi è proprio indifendibile sta porcheria che stanno portando avanti. Non ha nessun senso. Non hanno neppure fantasia nel difendere. Non c'è nessun lato positivo. Questo meglio di niente, allora, vabbè. Un gruppo di costituzionalisti si è preoccupato di fare un comitato per il no. Cioè, non è che stiamo parlando del, con tutto rispetto del pesce vendolo. Tutta l'Italia si è mossa, tutti i partiti, beh, ciascuno secondo le sue motivazioni. Chi travede già il dopo Renzi, ma anche l'AMPI, per esempio, l'associazione partigiani, tantissime associazioni, quelle degli insegnanti, i costituzionalisti. Sì, sono tutti gufi, tutti persone ancorate al passato. Ma non esiste. Cioè, io dico questo: ma una cosa è mettere le mani su modifiche formali, piccole. Questi hanno trasformato l'articolo, per esempio, mi sembra che c'era il 47, da pochissime parole a centinaia di... Sì, perché bisogna semplificare la Costituzione, mentre adesso abbiamo un solo processo legislativo, che dalla Camera va al Senato, poi dal Senato va alla Camera, e basta. Adesso ce ne vogliono 7, 8, alcune dicono 11, chi offre di più? Sì. Intanto così si sono irritati i costituzionalisti, si sono... C'è chi dice che smetterà di fare il proprio professore di università, come alcuni. Il problema è svilire le assemblee e svuotare il dibattito. Cioè, il governo deve comandare, non il Parlamento. Questa è la prima cosa sovversiva. Sì. E soprattutto di sovversiva, Francesco, mi permetto di aggiungere. Non solo il fatto che si toglie la scheda elettorale al Senato. Bravo. Quello è il problema. Che è una cosa gravissima, perché tu lo vuoi fare a 100 senatori, vuoi anche che questi senatori non legiferino, non affrontino la famosa navetta da Camera a Senato, Senato a Camera. Va bene pure. Ma perché li deve eleggere il Consiglio regionale? Che necessità c'è? Che vantaggio dà alla governabilità, alla sveltezza, alle leggi certe e veloci, il fatto che deve essere nominato il senatore dal Consiglio regionale? Perché? Mi prenoto, posso rispondere? Prego, prego. Perché noi del PD comandiamo 16 regioni d'Italia su 20. E allora è questo l'unico motivo. Ma quanto ho vinto? È possibile che io vado al referendum a votare sì a questa cosa per consegnare il Senato al PD? E io mi scelgo tutti i senatori. Esatto, cioè, è pazzesca questa cosa. Cioè, non è che il Senato se lo costituisce chi vince le elezioni di quell'anno. Il Senato lo costruisce chi ha vinto nel passato. Cioè, è qualcosa di veramente incredibile. Sì. Non si può pensare una cosa del genere. Ascoltando in piazza Luigi Di Maio, che sottolineava proprio questa cosa qui, dice: pensano che vogliono che questa potrebbe aiutare i 5 Stelle, ma non è vero proprio niente. Proprio perché dice: qualunque cosa facciamo noi di modificare nel Parlamento, quando una legge va a passare dall'altra parte del Senato e ritrova una marea di consiglieri regionali del PD, come dicevi bene Francesco, ci ritroveremo a essere rigettati continuamente. Poi dicono che sarà più veloce, ma non è vero, perché a dir poco ci vorranno 60 giorni per poter, si tratterranno queste leggi in mano a piacere loro. E poi il problema è che è l'impunità parlamentare. Sulla Goldman Sachs posso dire una piccola, sì, un piccolo appunto, che l'ha lanciato anche lo stesso Di Battista. Non so se tutti sanno cosa è la Goldman Sachs, ci sono tantissime agenzie di rating, gruppi finanziari, eccetera, eccetera, e sono un po' quelli che controllano, virgolettato, un po' l'andamento dell'economia, hanno interessi, eccetera, eccetera. La Goldman Sachs ha rilasciato una nota ufficiale nel quale si dice: le costituzioni del Sud Europa, vago così, vago, sono un ostacolo all'integrazione dell'Unione Europea. Troppo, Goldman Sachs. Troppo democratiche, quello è il problema. No, ma bisogna anche capire, nel giornalismo, quando si... l'hanno insegnato forse in seconda liceo, tenevo 15 anni, ci sono le 5 W in inglese, no? Who, when, which, eccetera, eccetera. In italiano, chi, come, cosa, perché, quando. Il chi, cioè chi è il mandante di questa riforma? Bravo. Chi? Chi ha detto prima delle elezioni, no, abbiamo in mente di modificare questo articolo? No, cioè, chi è? Ma già il chi, chi è? Già col chi ti sorge la prima domanda: perché non hanno fatto un'assemblea costituente? Troppo, l'hanno fatta, solo che tu non sei stato invitato, mio caro.
L'hanno fatta. L'abbiamo fatta. Ci siamo visti io, il corto e il brizzolato, alla luce del vecchietto con la lanterna. Cioè, si sono incontrati. I principali gruppi rappresentanti di Confindustria, delle banche, dei principali partiti, a Berlusconi ha dato un po' un contentino, ha detto vabbè non ti posso appoggiare direttamente perché poi devo risorgere un po' più là negli anni, quindi ti appoggio con una mia, con una mia scorreggia, è nato Verdini, è nato Alfano e lo appoggiano a Renzi praticamente, che solito lo appoggia a noi, scusate un po' il gioco di parole, sì. E praticamente con il beneplacito di Napolitano, che non so a quale Arloi, a quale loggia europea fa riferimento insomma, con la beneplacito di Monti. Il problema in Italia non è la corruzione, la criminalità, gli sprechi, i servizi carenti, la disoccupazione, cose che ci dicono l'Associazione Nazionale dei Magistrati, tutte le associazioni, ove non bastasse il vostro portafoglio, voi che ci ascoltate, voi che problema avete? Che la legge, che l'articolo 70 della Costituzione, eccetera, eccetera, oppure che non arrivate a fine mese? Qual è il problema? Queste persone, il problema è la Costituzione, perché è l'ultimo intralcio verso la conquista definitiva di un potere di dittatura 2.0. E vorrei dire ai cari ascoltatori a casa, oggi la dittatura stile Pyongyang non si porta, non è conveniente, non serve, perché è visibile chi è il tuo nemico. Oggi è molto più semplice disintegrare, dare una parvenza di democrazia e far scomparire la catena. Ma di fatto noi di soli interessi del debito pubblico, che sotto il governo del PD è aumentato di altri 100 miliardi, siamo a 2200 e rotti, quindi alla faccia di tutte le sue ricette economiche, e tra poco darà anche un regalino alle pensioni, sì, per farsi votare un po' al referendum, ma ha chiesto già il permesso alla nostra Angela. Hi, Angela. È così. A proposito di dati, io mi ero segnato queste cose perché oggi è uscito il contesto in cui mi opera. Il contesto è precisamente questo. I dati negativi. Assunzione a tempo indeterminato -29.4. Ah, non è poco. Poi abbiamo un dato invece in aumento, e quello dei licenziamenti è arrivato a 7.4. Cioè è qualcosa di incredibile. Si parla soltanto della RAGI. Perché? Perché quello è il problema loro. E prima all'inizio della trasmissione un po' elencato tutti i principali gruppi editoriali, stanno tutto in mano a loro. Perciò quando torno a casa mio padre mi dice: ma voi Paolo tu fai una cazzo di televisione, a cui si parlate pure voi. Ma carissimo papà, che ti stimo e ti rispetto, che mi dai a mangiare e tutto il resto, ma come fai a entrare nel sistema dell'informazione se è monopolizzato? Se noi vogliamo spezzare questa catena e l'informazione si è fottuta miliardi, miliardi e miliardi i giornali, di soldi pubblici, e li hanno dati i partiti ai loro stessi mercenari giornalisti. Fanno quello che dicono loro. Se vuoi essere diverso da queste persone devi cambiare metodo, altrimenti non puoi ergerti sullo scranno e dire vabbè io quei soldi li prendo, quello spazio lo prendo, mi spetta di diritto perché rappresento il 30% dell'elettorato attivo, però ne farò un uso diverso. Non è così, perché il potere logora tutti quelli che lo esercitano. Perciò il Movimento 5 Stelle si è dato le regole precise, limite dei mandati, assolutamente non girano soldi, e se c'è un indagato si vagliano tutte le carte, trasparenza, e se c'è non c'è nessun condannato e tutti i candidati sono analizzati con la fedina penale. E questo lo voglio ribadire, perché oggi si sveglia tutto il popolino degli ipocriti, di quelli che sono a favore di questo sistema, con questo sistema stanno bene, che hanno aspettato che il Movimento 5 Stelle inciampasse sui suoi lacci, sbadatamente, su qualche errore politico, addosso, per equiparare i criminali al Movimento 5 Stelle. Ma guardate che non so proprio tale e quale. C'è una grande differenza. Beh. Vogliamo fare notizia e farvi sentire la dichiarazione della Raggi, che non avete sentito in nessun telegiornale, perché ovviamente un fatto che riguarda in prima persona il sindaco della capitale, al sindaco non si chiede nulla. Cofferati hanno rispolverato. Sì, hanno fatto parlare Cofferati. Cofferati sulla Raggi. Cioè, la Raggi non conta, conta l'opinione di qualcuno amico sulla Raggi. Allora sentiamo un attimo la Raggi. Prego. Pulita, pannelli fotovoltaici per l'acqua pubblica, i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino.
Sono qui oggi per fare chiarezza su quello che è stato definito il caso Muraro. Voglio raccontarvi con semplicità cosa sta accadendo, cosa è accaduto. Sappiamo che in procura c'è un fascicolo che riguarda l'assessore Muraro. Noi ad oggi però non abbiamo mai avuto modo di leggere le carte. Non conosciamo le circostanze di tempo e di luogo, non conosciamo quali siano i fatti contestati, non sappiamo nulla. Vogliamo quindi leggere le carte e ci auguriamo che arrivi quanto prima questa documentazione. Ce lo auguriamo tutti, se lo augura la stessa assessora Muraro. Se dovessero emergere delle responsabilità, lo diciamo chiaramente, come abbiamo sempre fatto, non faremo sconti a nessuno. Tuttavia, lo dico chiaro, saranno i PM a dover decidere se vi è o meno un'ipotesi di reato. Non saranno certo i partiti, né tantomeno i giornali. Nel frattempo l'assessore Muraro continuerà a lavorare per pulire questa città. Questo è il mandato che i cittadini ci hanno conferito e noi, cittadini e giunta, dobbiamo continuare a lavorare per Roma. Lo dico altrettanto chiaramente, non è passato un giorno senza attacchi, polemiche o accuse. Io ho le spalle larghe, non è un problema per me, non è un problema per i miei consiglieri, non è un problema per i miei assessori. Noi dobbiamo lavorare per Roma ed è quello che faremo. Siamo cittadini e ci siamo assunti l'onere di ripulire Roma dal marcio e dal malgoverno che da 30 anni affliggono questa città. Sappiamo bene che questo nostro modo di lavorare può dare fastidio a qualcuno o può addirittura fare paura, ma non ci fermeranno. Noi dobbiamo fare l'interesse dei romani, è quello che siamo stati chiamati a fare ed è quello che faremo. Bene, avete ascoltato direttamente dalla voce del sindaco di Virginia Raggi di Roma, e ora stiamo facendo una riflessione su questo fatto che i ragazzi giravano per l'Italia e che si sono incontrati con tantissimi, diciamo, altri portavoce, e noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarli per strada, si avvicinavano a questi, diciamo, gazebi dove comodamente si potevano confrontare. In quell'occasione ho rivisto pure un amico, il Matteo Brambilla, che si era candidato a Napoli nella, e quindi ho avuto occasione di sapere tante cose che si muovono nel Consiglio Comunale pure a Napoli, quindi è bellissimo, cioè, poter avere questi incontri. Io ricordo sempre che qualunque persona ha una curiosità, ha la voglia di vedere gli eventi che organizza il Movimento 5 Stelle, vi ricordo che il 24 e il 25 di questo mese si va a Palermo, mentre l'anno scorso Italia 5 Stelle era un evento che organizzata a Imola nell'autodromo, e questa volta invece si organizzerà, si può partire. Noi abbiamo cercato di trovare contatti per andare, magari non facendo un viaggio molto stancante, ma con la nave da Salerno. Siamo un gruppo che ci siamo organizzati con poco più di 100 euro, con la cuccetta notturna partiamo di venerdì notte, rientriamo domenica sera, e lì con un pernotto con 25 euro abbiamo trovato anche da dormire in un albergo vicinissimo alla piazza. In quell'occasione ci sarà la possibilità di incontrare sindaci nuovi, perché ricordiamo che con le amministrative ci sono altri 10 comuni che hanno un'amministrazione a 5 Stelle, ci sono situazioni di incontro e confronto e crescita del, diciamo, di tutto ciò che è l'operato del movimento. Quindi tutti coloro che vogliono partecipare o venire lì a Palermo sono sempre ben graditi. E quindi, riparlando di questi nostri portavoce, volevamo far ascoltare la clip di nostro Salvatore Micili, il nostro conterraneo, perché Commissione Ambiente, relatore della legge sui diritti ambientali, cosa ci riguarda molto da vicino, visto il problema della solofrana che abbiamo. Certo. E quindi in quell'occasione abbiamo scambiato quattro chiacchiere, abbiamo chiesto perché no, cioè perché questa Costituzione fatta non va riformata così. Beh, perfetto. E quindi mandiamo questa clip fatta in totale spensieratezza nei vicoli di Santa Maria di Castello Abate. Prego. Gli impressari di partito, caro portavoce Salvatore Micillo, con la sua presenza volevamo chiedere il perché il no a questo referendum dell'autunno prossimo. No, io più che altro direi perché sì. Quindi, iniziamo da questo. No, una battuta di oggi che Zagrebeschi dice
un professore di diritto costituzionale, se vince il sì, io smetto di portare avanti il diritto costituzionale all'università. E questa è una delle tante voci che insieme a noi sono levate per questa riforma costituzionale che ha voluto soltanto una parte del Parlamento, perché quando è stata fatta la Costituzione i nostri padri costituenti l'hanno fatta tutti insieme. Invece loro a colpi di maggioranza, a colpi di decreti legge, di maggioranze assolute, vogliono riformare una Costituzione che ricordiamo deve rappresentare l'intero arco parlamentare. In questo momento sta rappresentando neanche tutto il PD, ma metà del PD. Quindi figuriamoci se non la votano loro questa riforma, se la possiamo votare noi. Ti ringrazio. Un'ultima cosa riguardante i lavori prossimi. Noi abbiamo fatto sia petizione al Coltefim per combattere questa situazione del glifosato e ci stanno ascoltando. A livello regionale qualcosa. Hanno lavorato tantissimo sul glifosato. Perfetto. Quindi vogliamo sapere quando è che, almeno a livello parlamentare, i prossimi appuntamenti, Ma sul glifosato non credo di no. No, okay. Nel senso che... Allora, io in Commissione Ambiente continuiamo sempre sulla nostra, purtroppo, ricerca delle discariche in contrasto anche su molta parte di industrie che ancora inquinano. Nonostante la legge sulle reti ambientali, sappiamo benissimo che c'è ancora molto da fare sul territorio, anche sul territorio salernitano, perché ci sono molti impianti che ancora producono gas nocivi. Ecco, quella è la mia parte, credo di... oltre a farla ancora con tanto calore, di poter portare avanti questo come battaglio. Fai sempre con tanto passione. Ti ringrazio. Grazie e un saluto ai Mondoresi. Grazie sempre. Se vuoi salutare i nostri attivisti di Mondore. Grazie, ci vediamo presto. Presto, sì, infatti. Ma noi ti aspettiamo in radio, prendiamo una promessa, devi venire. Ce l'hai minorenna. Sì, no, non c'è problema, non c'è problema. Vino lo viene sicuro se vieni tu, ok? Buonasera. Ciao, Salvatore. Avete ascoltato Salvatore Micillo, avete potuto notare la sua grande disponibilità, sua e di tutti i portavoce del Movimento 5 Stelle, incontrati per strada casualmente, disponibilissimi a ogni tipo di chiarimento. Infatti ci sono anche altre interviste che manderemo nelle prossime Nelle prossime puntate. Per quanto riguarda l'inquinamento e il glifosato in particolare, noi non siamo andati in ferie così come i parlamentari del 5 Stelle non sono andati in ferie, hanno girato l'Italia per fare informazione mentre le TV si concentravano sul laccio slacciato della Raggi, e abbiamo raccolto 600 firme e fatto una petizione al Comune di Montoro per il divieto dei diserbanti, in particolare questo glifosato che è altamente cancerogeno, chiamato anche seccatutto. Esattamente. Quindi così come facemmo per l'acqua, per cercare di tutelare l'acqua come bene pubblico, il nostro criterio, il nostro metodo è sempre quello della partecipazione, della trasparenza e dell'informazione. Noi facciamo gazebi tutte le settimane e nel momento in cui chiediamo una firma lasciamo anche una bella fetta di informazione al cittadino, che se vuole la può apporre e può contribuire in modo consapevole a una causa. Quella del glifosato era appunto questa. Volevo fare un appunto su che avevo iniziato a inizio puntata, quando riguarda il rapporto tra potere e informazione. Perché quello con Virginia Raggi è malsano, l'abbiamo capito. Qualche giorno fa, quando era l'altro ieri, abbiamo assistito a una bella manifestazione che è il Palio di Montoro, all'interno della quale, come ogni volta, si aprono anche delle finestre per discutere di temi di attualità e di una certa importanza, come l'inquinamento. Erano presenti vari relatori, tra cui persone dell'amministrazione. In realtà avrei voluto fare un intervento perché ero presente quella sera, però per diverse ragioni, sia perché il tempo era poco, sia perché non mi sembrava il caso di rovinare un momento organizzato con tanto sacrificio da ragazzi del Forum dei Giovani, al quale va la mia ammirazione e il mio ringraziamento per stare veramente portando all'attenzione di Montoro finalmente i temi importanti come quello dell'inquinamento. E la cosa che mi ha colpito, sempre per quanto riguarda, ci sarebbe tantissime cose da dire sull'inquinamento, eccetera, sull'apporto tra potere e informazione, non mi è piaciuto il modo in cui l'amministrazione presente all'incontro ha criticato un foglio locale, non definito, quasi in modo sprezzante, perché aveva segnalato un disservizio, cioè
A Mondolo c'è stata una gara d'appalto per assegnare la gestione dei rifiuti e ogni tanto, insomma, questi della gestione dei rifiuti poi commettono qualche errore, sarà sicuramente anche in buona fede, magari sì, magari no, non lo sappiamo, però una segnalazione è stata fatta. Alcune volte non svuotano i cestini piccoli sui marciapiedi, altre volte addirittura perdono dei sacchetti per strada e in realtà più di qualche volta, perché oltre alle segnalazioni del giornale dentro la notizia, anche io stesso qualche volta mi sono preso il divertimento di andare a fotografare questi camion e devo dire che lasciano un po' una scia di cassonetti, una scia di sacchetti. E l'amministrazione l'ha criticato, quasi dire non si deve permettere un giornale di fare questo tipo di denunce. Mi è sembrato un po' lo stesso atteggiamento che ebbero nei confronti degli attivisti di Montoro quando segnalavano qualche disservizio, insomma, delle aree abbandonate, il degrado urbano, attraverso la pagina Segnala Montoro. E la risposta che ci ha dato l'amministrazione, anziché dire grazie, ci aiutate a vedere dove noi non riusciamo, ci aiutate a tenere Montoro più pulita e collaboriamo tutti quanti insieme, voi state denigrando l'immagine della nostra Montoro, nostra maiuscola, Montoro maiuscola. Cioè, ma l'informazione che cosa deve rappresentare? Così, nell'architettura della società moderna. Una leccata. Una leccata? Dobbiamo stare... No, che questo stesso atteggiamento lo vediamo un pochettino del potere verso tutti gli organi di informazione. Noi del Movimento 5 Stelle non ci lamentiamo dell'informazione quando ci fa le pulci, questo in generale, ma quando distorce la realtà. Nel caso in questione, se ci sono dei problemi a livello di servizio e cose varie, semmai stanno facendo un appunto alla ditta che non fa bene il proprio lavoro, certamente non all'amministrazione. Non lo so, voi come commentate questo attacco all'informazione che per una volta mi va proprio di dire, cioè, perché la maggior parte delle piccole testate locali si occupano soltanto di piccola cronaca, sì. Cioè sì, è stata un po' di marijuana, qualche incidente stradale eccetera eccetera, mentre invece secondo me, che non sono un giornalista, ma non lo so, esprimo la mia opinione da cittadino, dovrebbero andare a spulciare Albo Pretorio, a capire come funzionano i giochetti della politica, a far capire al cittadino che cos'è che si muove davvero dietro le quinte, a dare una visione organica, non soltanto puntiforme della realtà, ma un disegno che possa essere più comprensibile. E penso che questa segnalazione sia una cosa positiva, non perché va contro qualcuno, perché va a favore dei cittadini che hanno... Sono più che convinto che sia così. Del resto non è che la critica la fai all'amministratore che non ha raccolto il sacchetto, perché non è l'amministratore che raccoglie il sacchetto, né è l'amministratore che ha scelto quella ditta che raccoglie. Cioè, semplicemente è stata fatta una gara, quella gara l'ha vinta una determinata ditta, questa determinata ditta ha un compito perché viene pagata da assolvere. Adesso, se quel compito viene assolto male, non significa che l'amministratore sta amministrando male. Significa semplicemente che c'è stato una piccola macchia su quel disservizio ed è giusto che si segnali e si corregga. Non capisco perché si deve sempre associare all'immagine dell'amministratore una cattiva gestione anche da parte di privati del nostro comune. Quindi l'invito è sempre quello a cercare di capire che non vogliamo remare contro qualcuno, stiamo remando a favore della comunità. Questo è il discorso. Perfetto, ci vogliamo salutare raccogliendo con... Avevo provato una clip di Bruno Vespa che ci fa un appello a tutti sul terremoto, insomma. Lui da povero uomo. Non lo so, se qua... terremoto. Poi la prossima volta ci abbiamo una bella clip che ha trovato Gianfranco su Caltagirone. Oppure possiamo usare quella, non so, perché abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, come diciamo. Ma sai cosa? La prossima puntata parliamo di Olimpiadi. Ecco, bravo. E allora parliamo anche in quell'occasione, mandiamo quella clip lì. Vogliamo avvisare la Maradona 50 anni di poltrona consecutivi. esatto. Al fatto che stiamo pagando ancora le Olimpiadi del 60. Vabbè, salutiamo allora, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che ci potete sempre contattare, segnalare, venire ad abbracciare o prendere a schiaffi con la redazione attraverso le nostre pagine Facebook. Scriveteci qualsiasi tipo di insulto, di segnalazione, di proposta, soprattutto la trasmissione è aperta a tutti. Vi ricordiamo i numeri di WhatsApp di Radio Raffaella, è 393 047
0266203976075. Venite. La nostra pagina è A Risentire le Stelle, oppure digitate su Facebook Meetup Amici di Beppe Grillo Montoro. Vi aspettiamo e speriamo davvero che questa nuova stagione di A Risentire le Stelle possa accogliere gli stessi clamori e gli stessi fasti della stagione precedente. A presto, sicuramente ci ascolteranno. A venerdì. Ciao. A venerdì, buona serata. Ciao. L'Italia fa l'Expo, è un gran casino, però ci mangi sempre un po', se sei pittino. Allora, in chiusura, volevo ricordare quell'appello, quell'invito, chiamiamolo così, che ho fatto all'inizio ai ristoratori di tutta Italia. I ristoratori sono molto amici di Porta a Porta perché noi andiamo in onda in seconda serata e finiamo tardi e loro se la guardano quando tornano dal lavoro. E allora, per piacere, in questi giorni, in questo fine settimana, mettete in carta a un prezzo molto incoraggiante gli spaghetti alla matriciana, che sono uno dei piatti più buoni della cucina italiana. All'Aquila il terremoto ha distrutto un ristorante a noi tutti molto caro, si chiamava Le Tre Marie, che faceva appunto gli spaghetti alla chitarra con il sugo della matriciana. E però integro con quello che propone un food blogger che si chiama Paolo Campana e l'ha lanciato su Facebook, donare 2 euro alla Croce Rossa per ogni piatto di spaghetti alla matriciana consumato nei ristoranti. Forse è più utile che lo faccia appunto il ristoratore, faccia un prezzo conveniente, ci metta 2 euro e poi 2 euro li mandi alla Croce Rossa, e così ricordiamo questo piatto meraviglioso, ricordiamo una città meravigliosa, ricordiamo questo sindaco che ha detto: Amatrice non c'è più, Amatrice torna, Amatrice deve tornare. Cominciamo dagli spaghetti e andiamo poi col resto.